Buongiorno a tutti ascoltatori, oggi siamo qui in compagnia sempre con la nostra Leni Remedios che ci contatta da Birmingham e ci porta tutte le novità d'oltreoceano, anzi d'oltremanica in questo caso. Noi siamo sempre isolati da quando è stata fatta la Brexit rispetto all'Inghilterra. Vediamo un po' se ci dai qualche news interessante. In questo periodo, intanto, avevamo annunciato nella puntata scorsa che avremmo parlato appunto di quello che sarebbe stato i primi provvedimenti della Brexit avvenuta, cosa sta succedendo quindi da voi e poi accenneremo ad altre questioni che non riguardano principalmente ed esclusivamente la Gran Bretagna, ma anche un po' tutto il mondo e via dicendo. Ciao Leni, come stai? Tutto Buongiorno a tutti, molto bene, grazie. a posto da voi? Ti hanno mica inviato qualche lettera minatoria? No, torna, no. No, Ah. al contrario, ho potuto assodare, consolidare il mio settled status come cittadina europea residente in Gran Bretagna. Quindi, ok, quindi è accertato che sei residente lì. Non mi cacciano via, no, Mi non mi spieghi un prendono a attimo calci. che cosa significa questo provvedimento? Il Settled Status è un'application che fanno i residenti europei qui che vivono da più di 5 anni. Quelli che vivono da meno di 5 anni in Gran Bretagna fanno richiesta di pre-settled status, che è una sorta di passo preliminare, ecco. Chi invece è qui da più di 5 anni fa appunto richiesta praticamente è una conferma del fatto che si è residenti qui. E ovviamente non è una cosa, per chi ha seguito un po' le vicende, quindi non è una cosa che viene data per scontata. Ci sono stati anche molti sono stati rifiutati sulla base di pretesti burocratici, eccetera. Per questo, insomma, c'era un po' di ansia che serpeggiava fra i 3 millions, no? I 3 milioni di residenti europei. Sì. Sì. Ma comunque, insomma, non mi cacciano, ecco, questo posso Va bene, continuare il gioco meno così. male, meno male, meno male. Allora, Leni, il dopo Brexit, come è stato preso dal governo? Nel senso, hanno subito avviato dei provvedimenti, avevano già qualche cosa di pronto? Quali sono state le prime iniziative che hanno portato avanti? Beh, sì, probabilmente avete già sentito dall'Italia le ultime voci relative alle misure sulla migrazione, Sì, ne parlavano oggi i telegiornali. annunciate dalla ministra dell'Interno Priti Patel, che biograficamente è per metà indiana e metà ugandese, se così posso citare qualche curiosità. Beh, intanto partiamo da questo e poi magari esaminiamo quelli che sono invece i trattati commerciali che verranno discussi il prossimo mese e poi magari vi darò qualche insight sull'impasto di governo che è avvenuto, che magari potrebbe influenzare in parte i colloqui sulla Brexit e soprattutto dal punto di vista finanziario e commerciale. Insomma, come anche voi sapete, Priti Patel ha annunciato di voler applicare un modello australiano a punti, no? Per quanto riguarda l'immigrazione. Quindi molto severo. Molto severo dal 2021, difatti in generale teniamolo presente che il periodo di transizione di cui parlavo anche la volta precedente è di circa 11 mesi e il governo intende farlo terminare a dicembre del 2020. E questo vuol dire che nel corso di quest'anno rimangono in essere le normative europee, sia in termini commerciali che in termini di libertà di movimento. Per esempio, anche per voi italiani che volete venire come turisti o in Anche visita. tu sei italiano. Sì, ma io intendo italiani residenti, voi residenti in Italia, ovviamente alle radici si rinuncia, ma intendo gli italiani residenti in Italia che vogliono raggiungere Albione e non devono fare la richiesta di visto per quest'anno, fino a Fino a dicembre. che non verrà poi eventualmente firmato un protocollo tra i paesi che prevedano appunto il viaggio senza visto, perché
Questo tipo di accordo c'è con diversi paesi nel mondo, ad esempio da parte dell'Italia. Mi Sì, sembra, però sì. tutto questo è comunque in fase di discussione, perché ci sono poi diverse cose che vanno anche a fianco dei trattati commerciali che vanno discusse, ma tocco questo punto più avanti. Rimanendo sulla proposta migratoria, quello che dice Patel, che avete sentito anche voi, è quello di raggiungere un minimo di 70 punti e circa un 25.000 sterline all'anno di stipendio, che voglio dire, neanche la maggior parte dei britannici residenti qui insomma, arriva Quindi, in perché questi probabilmente puntano a un tipo di immigrazione differente da quella che tende all'abbassamento dei salari, che Sì, faciliti l'abbassamento dei salari, che poi è il esatto. problema grosso dell'immigrazione, diciamo, che è lamentata anche da diversi partiti politici in Europa, come ad esempio la Linke tedesca, che denuncia il fatto che l'immigrazione voluta da molti industriali, eccetera, abbia un effetto di abbassamento degli stipendi per le classi già più disagiate, e questo sviluppa anche il forte sentimento di ostilità nei confronti dei migranti. Sì, bisogna anche contestualizzare però, attenzione, perché un conto è parlare della Germania, un conto è parlare dell'Inghilterra che attira anche molti lavoratori stagionali o persone che vengono proprio Sì, per è vero. studiare inglese, perché non, cioè, non è che tantissimi in comparazione vanno in Germania per studiare il tedesco, cioè moltissimi vengono qua in Gran Bretagna, lavorano come camerieri o altri tipi di lavori Sì. per imparare e in parallelo imparano la lingua. Esatto. Questa è una cosa che è stata sottolineata anche Sì, da l'aveva fatto anche una mia amica. molti imprenditori del settore, che potrebbe ostacolare, infatti, no? Infatti già alcune categorie hanno già protestato rispetto a questo e alcuni membri dell'opposizione dicono, sottolineano il fatto che sì, il sistema migratorio australiano a cui si ispira questo provvedimento filtra l'immigrazione, ma la incoraggia comunque. Questo tipo di provvedimenti rischia di non solo di filtrare l'immigrazione, che va bene comunque, bisogna avere il controllo comunque di chi è un'entrata, chi è un'uscita, ma la scoraggia, rischia di scoraggiarla completamente. E ho un'obiezione su questo, perché non è del tutto vero, nel senso che ci sono delle contraddizioni. Ci dicevamo fuori onda che, per esempio, io che ho contatti di prima mano in Pakistan, per esempio, so che la Home Office, di cui appunto Priti Patel è a capo, sta già, ma da mesi, sta già assumendo personale nell'area, quindi nell'area indo-pakistana, che fa parte appunto del Commonwealth, le ex colonie, quindi, come dire, taking back control of the colonies, no? Riprendere il Sì. controllo delle colonie, che se da una parte è anche giusto, nel senso, filtrare l'immigrazione, e si parla in quel caso, per esempio, di personale specializzato, soprattutto per come insegnanti e medici, infermieri, ma andiamo anche a vedere Che perché cos'è medici. quell'ufficio di cui hai parlato? Home Office, scusatemi, al Ministero dell'Interno, Ok. cui Priti Patel è Quindi ministro. addirittura una cosa istituzionale. È una cosa istituzionale, sì, è una cosa istituzionale. Quello Sì, i medici pakistani o indiani, ce ne sono diversi in Inghilterra, ho visto. sono già tanti. Quello che non ha molto senso in questo tipo di provvedimento è che bisogna tenere presente che una grossa fetta di popolazione che ha votato per questa Brexit l'ha votato in senso antimigratorio. Okay? Capiamoci, poi c'è chi ha votato per la Brexit in senso antisistema, rappresentato da Bruxelles. Cioè, però la stragrande maggioranza della gente ha votato in senso antimigratorio, o comunque per una regolamentazione Scusa, migratorio. mi Salute. sono trattenuto quasi. Parliamo soprattutto della fetta bianca britannica, no? Che Sì. in certi angoli del paese è anche spinta all'esasperazione, perché ovviamente si è visto in pochi anni praticamente cambiare il volto, no, Del del paese. paese sulla base di un punto di immigrazione Sì, incontrollato. perché solo dall'Europa, mi hai detto, sono più di 3 milioni. Sì.
Poi che però non sono bisogna pochi. anche, bisogna Molto vedere, concentrati tra l'altro su Londra, credo. non solo nelle grandi città, beh, questo in generale, soprattutto Londra, però poi andiamo ad esaminare Londra, ad esempio, è che, la terza città italiana. sì, però insomma in generale io giro per lavoro, insomma vedo che anche al nord comunque, e Manchester, Liverpool e altre città hanno una componente abbastanza variegata. Però poi fammi tornare poi sul discorso delle scuole e del sistema sanitario nazionale, che è molto importante perché tutto si lega poi con l'austerity, non dimentichiamo, Sì, con l'austerity sì, e infatti i tagli. prendere i medici in Pakistan può avere un significato appunto legato al discorso della sanità. Sì, ma comunque è comico dal punto di vista comunque della componente bianca, anche working class, che ha votato la Brexit su base xenofoba, credo che non fosse questo che si aspettassero da Boris Johnson, che andasse a poi a pescare invece migranti di colori della pelle diversa per fare il lavoro che facevano gli europei praticamente, o comunque si vede una nuova ondata, no? Migratoria da quell'area che comunque ha già fornito e fornisce diversi professionisti, come dicevamo, no? In diversi settori Sì. dell'economia britannica. E perché soprattutto insegnanti, attenzione, insegnanti, penso che assieme ai medici e infermieri sia la seconda categoria più richiesta. Ma perché c'è C'è carenza di insegnanti e di infermieri in Inghilterra? sì. Sì, e questo è da più di qualche anno. Beh, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, nella puntata precedente del collassamento del sistema sanitario nazionale, che è stato riportato. Sì, scusa, dunque, c'è una strana analogia anche col sistema col problema dell'occupazione italiana, perché anche in Italia mancano molti infermieri, ad esempio, perché c'è anche il numero chiuso nei corsi che preparano gli infermieri, c'è il numero chiuso nelle università a cui accedono i ragazzi per studiare medicina, e poi c'è una forte carenza di medici, c'è una forte carenza di infermieri, e comunque fanno il numero chiuso. La spiegazione è presto detta, E da almeno per voi quanto anche c'è riguarda questa la Gran cosa? Bretagna, assolutamente, forse ancora di più. La spiegazione è presto detta, negli ultimi anni, grazie all'austerity e ai tagli enormi alla spesa pubblica, medici, infermieri e insegnanti si sono trovati con un sovraccarico di lavoro sulle spalle enorme. Tanto è vero che, parlo anche dal punto di vista dell'esperienza diretta personale, alcune scuole elementari hanno dovuto chiudere in anticipo per permettere ai propri insegnanti di svolgere quelle mansioni che altrimenti avrebbero dovuto fare a casa, perché gli insegnanti hanno anche poi lavoro extra da portarsi a casa, soprattutto di ordine burocratico. E questa cosa è aumentata sempre di più nel tempo, tanto è vero che ci sono tantissime testimonianze di persone che, britanniche no, che hanno lavorato nel settore per anni e non ce l'hanno più fatta, sono venuti via perché oberati da troppo lavoro. In paragone con gli anni precedenti. Quindi abbiamo dei tagli e beh, questo va, immaginiamo poi cosa vuol dire questo per i medici e infermieri. È una professione che richiede, Sì, insomma, molta attenzione perché attenzione. l'eccessivo carico di lavoro porta agli errori. Esatto, e anche l'empatia umana, e insomma ci sono, Esatto. I rapporti umani sono importanti. sì. Più sei stanco, meno sei disposto magari ad essere paziente. E oltre alle lunghe file d'attesa nei pronti soccorsi o per avere un appuntamento medico, tutte cose che immagino succedono anche in Italia, che poi Sì, vanno. soprattutto i pronto soccorsi. Entri Sì, poi. e non sai quando esci, o se esci, a seconda dei posti dove capiti, eh. Tutte cose per cui chi è che viene biasimato? Il governo che fa i tagli? No, Il personale. no, i I migranti. migranti, ecco. Ma e quindi immagino che la stessa cosa accada in Italia, perché Eh insomma sì. tutto il paesiello.
Quindi i migranti, ovviamente nella propaganda di governo in generale, insomma, vengono insomma, additati come la colpa principale delle liste d'attesa, della carenza di personale, della carenza di strutture, di equipaggiamento nel sistema sanitario nazionale. Del fatto che i bambini locali non riescono ad avere posto nella scuola perché prima ci sono i figli di migranti che prendono il loro posto e insomma via discorrendo. La Cioè, i retorica. bambini non riescono a trovare posto nelle scuole in Sì, Inghilterra, sì, addirittura. sì, sì, assolutamente. Cioè, non è che non trovano posto nelle scuole, trovano posto magari nella scuola che sta a un'ora di distanza, capito? Allucinante comunque. Sì. Non possono aprire una succursale, un distaccamento neanche. Sono i soldi, non ci sono i soldi e anzi con il nuovo governo, beh, una delle cose che appunto sono state hanno contraddistinto il governo Johnson, no? Appena poche settimane dalla vittoria delle elezioni è annunciare ulteriori tagli, forse l'avevamo già detto la volta scorsa, Sì. Sì, in contraddizione con quanto promesso nella ha campagna fatto un elettorale. piano di austerity. Esatto, ma di ulteriore austerità. Austerity, esatto. L'austerity in questo paese è in corso da 10 anni. In campagna elettorale, Sajid Javid e altri, poi torniamo a lui, hanno detto, scongiurato, questa è la fine dell'austerity, Mi ricordo ci molto saranno più bene. tagli. Ovviamente l'ennesima bugia, perché credere alle promesse dei Tories di porre fine all'austerity è come credere che un boss mafioso ponga fine al crimine. Quindi mettiamo via questa cosa qui, cioè, dobbiamo tenere presente che Brexit e austerity, governo conservatore, tagli dell'austerity vanno di pari passo. Come ho sottolineato spesso, insomma, nel corso del tempo, che il tema non è tanto la Brexit, Brexit o non Brexit, ma è quale tipo di Brexit. Sì, certo. Lo vediamo. Quindi sì, controllo dell'immigrazione è un discorso che va affrontato, non va ignorato, non si gira la testa dall'altra parte come fa la maggior parte della sinistra o di altre formazioni, perché altrimenti se ne impossessa la destra, così ha fatto, però questo bisogna inquadrare il tutto nelle politiche che vengono fatte da un governo di destra che è pro tagli, pro privatizzazioni, pro tutto il resto. Ecco, non dimentichiamo questo aspetto qui. Volevi dire qualcosa, Stefano? Ma due cose, io mi ricordo che nel discorso di Boris Johnson, subito dopo il voto che sanciva la Brexit, diede moltissimo peso all'investimento che avrebbe fatto sulla sanità. E adesso mi dici infatti che assumono però medici dove? In Pakistan, probabilmente li pagheranno anche meno di quelli in Inghilterra, esatto, medici e infermieri pakistani. E quindi non aveva detto dove avrebbe assunto il personale che andava a prendere. Però il discorso delle scuole, mi hai detto perché vanno prima i migranti, cioè sulla base di quale cosa? Perché questa cosa qui è ovvio che crei poi dei dissapori tra la gente del posto, perché. Si parla soprattutto di rifugiati, la gente è ovviamente infuriata E gli perché danno, cioè hanno diritto al posto nella scuola vicina prima dei residenti locali? Ecco. sì, i bambini dei rifugiati, e ricordiamo che la Gran Bretagna è uno dei principali Certo, produttori di di rifugiati, esatto. rifugiati del mondo, hanno la priorità sul resto dei bambini, che europei o non europei, non importa. Questo è un Sì, grave errore. se si somma questo a comunque il numero di migranti europei come noi che siamo qui, ovviamente la gente vede il quadro generale, non va a vedere che cosa ci sta sotto. È chiaro che però per un genitore locale che si Sì, vede avere la scuola lontana in una città come Londra significa perdere molte ore.
Questo è il classico divide ed impera, vedi? Questo vediamo fare in molte, molte circostanze, cioè l'elettore comune vede il risultato finale, dà la colpa al migrante che è il suo vicino di casa. Quindi è un divide ed impera fra la gente, attenzione perché c'è anche il razzismo interno di cui forse abbiamo già accennato, perché comunque il razzismo anche fra comunità esiste, cioè, e ricordiamo che al tempo di Brexit, al referendum della Brexit, a votare in senso antimigratorio in questo tipo di Brexit furono e sono anche molti membri della stessa comunità indopakistana, per esempio, della comunità asiatica, che sono presenti qui da anni e che vedono nella comunità europea una sorta di minaccia, no? Perché così funziona il divide et impera da sempre, insomma, non dico nulla di nuovo, ecco, però vale la pena ricordarlo. Quindi anche questa potrebbe essere vista, la mossa di Priti Patel potrebbe essere vista anche in questo senso qui, cioè creare del divario, un altro divario fra comunità, no? Si dà la priorità Sì, alla si assicura comunità comunque rispetto l'appoggio di a tutti. una comunità che è molto numerosa in Inghilterra. La comunità indo-pakistana è numerosissima, per cui già la sua nomina porta un certo peso elettorale, lo sposta. Infatti, si è visto anche comunque alle elezioni che il successo di Johnson poggia su molte di queste basi qua. Era un secondo voto pro o contro la Brexit alla fine, non tanto un voto politico. Tra i ministri di origine indo-pakistana conservatore, troviamo anche, anzi, ex ministri, troviamo Sajid Javid che abbiamo nominato prima, perché questa è stata una sorpresa, insomma, dell'ultima settimana che il fidato Sajid Javid ha dato le dimissioni, è uscito dal governo. E questa è stata una sorpresa, che, insomma, qualcosa che ha colto di sorpresa molti, perché un rimpasto di governo era previsto per il dopo Brexit, no? Appunto perché sopprimendo alcuni dicasteri e compattandone altri. Però questa, insomma, non ci si aspettava. Ricordo che la figura del cancelliere, Sajid Javid, era il cancelliere. Il cancelliere è il corriere, praticamente, quello che tiene i conti di un paese. E fra poche settimane abbiamo il budget annuale, abbiamo come si La dice, la previsione di spesa. previsione di spesa, no? E quindi è un momento delicatissimo. Quindi abbiamo la previsione di spesa fra poco, i trattati commerciali per la Brexit, Esattamente, che ecco qui un inizieranno il altro punto. prossimo mese, chi abbiamo messo, perché è successa questa cosa? Apparentemente perché Javid si è trovato in forte contrasto con Boris Johnson, quindi fidato apparentemente, in realtà poi da diverse testate si è capito che le tensioni erano in corso da diverso tempo, gli è stato richiesto di fare letteralmente fuori tutti i suoi assistenti, quindi una di quelle richieste quasi come se fossero cercata, ecco, insomma, di far fuori il suo team. Lui ha detto assolutamente sono in condizioni inaccettabili e ha lasciato il posto. Al suo posto chi troviamo? Troviamo tale Rishi Sunak, di origine sempre indiana, che è giovanissimo, insomma, era capo del tesoro, è stato un altro dipartimento minore fino a qualche mese fa e che è un fantoccio di Dominic Cummings. Per il pubblico italiano che magari ne sa poco, Dominic Cummings è qui ritenuto il vero primo ministro. È il principale consigliere di Boris Johnson, è quello che è il padre degli slogan, tipo Get Brexit Done. Insomma, è il vero master of the puppets, ecco, insomma. Ho capito. E da tenere presente che la cancelleria. Un'eminenza grigia si direbbe da noi. Sì, spin doctor, l'eminenza grigia. Tenere presente che la cancelleria, il tesoro, è number 11, Downing Street, il primo ministro è number 10, la cancelleria è number 11, quindi c'è anche fisicamente fra i dipartimenti c'è un contatto Sì, nella diretto. via intendi. Quello che si è visto, sì, quello che si è visto progressivamente, questo è un altro passo, non sto a enumerare adesso gli altri perché non abbiamo tempo, però si è vista una tendenza di Boris Johnson e dei suoi strettissimi collaboratori a prendere sempre più un controllo
senza avere scrutinio o comunque riducendo al massimo lo scrutinio da parte del Parlamento o da parte di altri organismi. Il fatto che la cancelleria sia praticamente sotto il controllo di Dominic Cummings e fisicamente, insomma, anche sotto il controllo di Boris Johnson, è un indicatore del fatto che i conti vogliono essere tenuti sotto il diretto controllo del primo ministro, non sorvegliati granché dal Parlamento, ed avere praticamente un figurehead, un pupazzo che faccia solo da prestanome come cancelliere. Cioè, paradossalmente sembra che Boris Johnson stia diminuendo il peso del partito all'interno del governo, favorendo un suo peso personale. Suo peso personale, esattamente, sì, questo autocratico anche si potrebbe dire. Sì, perché se sono tutti uomini legati a lui e non al governo, al partito, vuol dire che c'è meno controllo da parte del partito sul suo operato. Esattamente, bravo, è una giusta osservazione anche dal punto cioè all'interno di ogni partito c'è comunque un dinamismo, Certo. ci sono delle correnti e già questa era una cosa che avevamo osservato in precedenza, il fatto Sì. che Boris Johnson avesse fatto fuori insomma, le componenti più moderate, fra virgolette, no, del suo partito. E probabilmente in questo Sì, rientra già anche anche con le nomine elettorali e via dicendo. le nomine elettorali e probabilmente anche con l'eliminazione dello speaker, John Bercow, no? Che è una delle Una voci, grave perdita. una grave perdita per il paese in Sì. generale. Brevemente per chiudere, il prossimo mese quindi vediamo che verranno iniziati i colloqui commerciali, trattati commerciali. Certo, i trattati commerciali perché appunto con la Brexit vengono rimessi in discussione quelli che erano finora scontati, cioè il fatto che si possa importare merci senza dazi doganali, no? Lo sa bene chi compra su eBay, ad esempio, che dall'Inghilterra ancora adesso non ci sono dazi doganali, mentre quando compri qualcosa dagli Stati Uniti hai una seconda voce oltre alle spese di trasporto che riguarda appunto le spese di importazione. Per ora non ci saranno, ma la scadenza c'è però per questo La tipo di. scadenza c'è e vorrei ricordare anche per i piccoli business, io importo materiale dall'Italia, per esempio faccio vendita a dettaglio, un domani un piccolo business come il mio, che è sulla base di una persona self-employed come sono io, avrà tutti i costi aumentati, quindi poi ricaduta anche, aumentano anche i prezzi a dettaglio per i clienti. Questo se non si arriva a un trattato. Questo se non si arriva a un trattato, e qui abbiamo le opzioni. E oggi abbiamo le dichiarazioni di David Frost, che è il capo negoziatore per la Brexit, no? Per il Regno Unito, e dice che il Regno Unito deve farsi le proprie leggi, vogliamo essere indipendenti come lo sono altri paesi. E anche giustamente, insomma, da fuori uno vede e il Regno Unito vuole uscire e si farà le proprie leggi. Che cosa vuol dire questo però a livello pratico? Intanto diciamo subito c'è la Francia che dirà del filo da torcere su questi colloqui, l'ha già annunciato Strano. fra i vari membri, e ricordiamoci sempre che questa è una partita fra giganti del neoliberismo, fra istituzioni neoliberiste, cioè Stiamo che non sempre parlando di accordi commerciali che devono essere formalmente europei, ma in pratica sono Francia e Germania che si devono accordare con l'Inghilterra. ecco. Bravo. Dunque, l'espressione chiave da capire qui è level playing field, cioè campi, come si può dire, campi di gioco alla pari, che è un'espressione che è usato, che viene usata, no, nelle istituzioni europee, applicata ai negoziati con il Regno Unito, per i trattati commerciali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che come dicevi tu, attualmente non ci sono dazi, ci sono anche però delle regole comuni per quanto riguarda l'ambiente, quindi anche su determinati prodotti ci sono degli standard, Sì, ecco, di certo, tutte le normative europee che riguardano l'utilizzo, ad esempio, per dire, gli anticrittogamici in agricoltura, oppure l'utilizzo di certi mangimi o la proibizione di altri tipi di mangimi, sempre nell'allevamento, ad esempio. Ricordiamo anche che la mucca pazza, il morbo della mucca pazza in Inghilterra era nato per l'uso di farine animali nel mangime
degli animali da allevamento, tipo le mucche, appunto. Poi però riguarda anche altri settori, sono quattro i settori principali: ambiente, i diritti dei lavoratori, soprattutto le paghe, tasse e i finanziamenti statali per i business. E per quanto riguarda, secondo me, il punto dolente è più la manodopera, perché se si. Dunque, perché si parla di livellamento? Perché ovviamente. Si tratta di un insieme di regole che impediscono di battere sul prezzo rispetto ai rivali, per quello si chiamano così. Quindi una competizione equa, insomma, cioè ognuno deve obbedire agli stessi standards, perché altrimenti abbiamo, come già succede, abbiamo È paesi. comunque a vantaggio dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra le paghe sono mediamente più alte che da noi. Non dire. No. Tenete presente che la Gran Bretagna, è un paese estremamente classista, ed è forse anche per quello che, insomma, anche la comunità Poi indo-pakistana è si pieno di integra laureati che bene. vanno a cercare fortuna in Inghilterra e sono contenti quando fanno i lavapiatti anche, molte Sì, le volte. paghe base sono molto basse e soprattutto se si vive poi in città come Londra, sono Che è frutto. cara, ok. Ad avere una vita dignitosa. Quindi Qu abbiamo. quanto è la paga, per dire, perché poi ti dico quanto è qua, eh. Beh, ne parliamo magari Sì, in infatti, una no, perché. puntata a parte, perché meriterebbe di andare nel. Bisogna fare anche una bella ricerchina. Poi è anche vero, dall'altra parte, poi c'è più meritocrazia, però è più difficile passare da una classe all'altra, anche se fa un po' brutto parlare così in termini ottocenteschi, però è No, così. no, è così nei fatti, è vero, è verissimo, non è che fa brutto parlare così, è una fotografia della situazione, è Sì. sempre più difficile fare un salto, cioè se nasci in un determinato status sociale diventa sempre più difficile migliorare la propria condizione sociale, perché gli studi sono costosi, perché non acquisisci determinate competenze o vieni tagliato fuori da queste o non ti puoi permettere dei tirocini gratuiti perché non hai una famiglia che ti mantenga alle spalle. Siamo in una fase, infatti, che molti chiamano quasi dickensiana, cioè un ritorno degli scenari alla Dickens, no? Sì. Con Charles Dickens, il famoso romanziere, con Certo, la storia di Abbiamo parlato anche molto Scrooge. spesso degli homeless, che è un problema che mi tocca molto e che vedo ovunque io vada per lavoro, che sta aumentando in maniera esponenziale, per esempio. Questo riguarda tutte le fasce, tra l'altro, cioè fra cui anche molti ex veterani dell'esercito. Accidenti. Mi preme ricordare il 19% degli homeless, e comunque sono cifre indicative, sono ex veterani dell'esercito, doppiamente vittime, quindi perché mandati sul fronte, hanno servito la patria, quando sono tornati sono stati completamente abbandonati, ovviamente Sono ritornati stati magari congedati? Ci sono come? state riduzioni di organico del militari o si sono congedati loro? No, quando sono rientrati dalla missione, semplicemente, sono rientrati dalle missioni in Afghanistan, in Iraq, e ovviamente magari o con vere e proprie menomazioni o con post-traumatic stress disorder, no? Sono cose che Non succedono anche. hanno. Non hanno ricevuto un'assistenza adeguata, si trovano sulla strada. Ma neanche un aiuto al reddito? Niente? No. Questa è una cosa su cui l'opposizione, se facesse una campagna adeguata, questo dovrebbe veramente affrontarla bene. Dovrebbe veramente affrontarla, perché tocca No, no, diversi. è vergognoso, sì, veramente. E quindi, per chiudere un po', le opzioni tornando al discorso dei trattati europei, scusate se passo così velocemente, ma è per stringere, perché il tempo è poco, come diceva qualcuno, il tempo è tiranno. Le opzioni sono queste, partendo dal fatto che Johnson insiste per zero tariffe e zero quote, cioè zero quote sulle importazioni e esportazioni, però non vuole le regole dell'Unione Europea. E Bruxelles invece dice, beh, se non vuoi le tariffe e non vuoi le quote, però devi sottostare a quelle regole lì che dicevamo prima, no? Gli standard di cui dicevamo prima. Quindi le opzioni sono aperte, quindi su questo si giocheranno poi anche
le decisioni in termini migratori, perché lì, appunto, i lavoratori, Sì, eccetera. però alla fine delle fini non ha torto Johnson perché dice alla Cina mica lo chiedete. Infatti, ritorniamo al discorso che qui si parla degli attori in campo, sono tutti neoliberisti, togliamoci dalla testa che ci sia qualche benefattore. Cioè, sono tutti neoliberisti che pensano a fare la corsa al ribasso sul costo del lavoro, la corsa al ribasso sulle merci e ad accaparrarsi dei benefici maggiori per sé, per le proprie corporation e quelli che finanziano le loro campagne elettorali. Ecco, questo è in sunto. E quindi l'opzione sarebbe anche c'è la clausola di non regresso, quindi mantenere le regole in corso che ci sono adesso senza essere sottoposti a cambiamenti futuri. Se no, leggevo stamane, emerge anche l'opzione dell'allineamento dinamico, lo chiamano, cioè mantenere una fluidità negli accordi e se l'Unione Europea cambierà regole in futuro, automaticamente le cambierà anche il Regno Unito. Insomma, tutto e niente, diciamo, cioè, sembra che siamo ogni volta, no, che si proceda a passi, che si vada avanti in un senso, in un altro, ci sono questi grandi annunci, eccetera, ma alla fine è tutto un caos, insomma, tutto è un grande punto di domanda. Sì, perché ad esempio nei trattati TTIP non si è mai, a parte il fatto che gli accordi sono segreti e non è stato dato modo a nessun parlamentare europeo di accedere a conoscerli, perché non si capisce come, ma non c'è controllo democratico nell'operato della Commissione europea. Ed è uno dei punti dolenti che è stato tra l'altro anche trattato nel discorso finale di uscita di Nigel Farage, che è diventato anche molto popolare da noi con quel discorso lì. Per quanto riguarda i trattati, ad esempio, nel TTIP non c'è nessuna richiesta da parte dell'Unione Europea, ad esempio, nelle condizioni dei lavoratori, per quanto riguarda le regole o altro, c'è la richiesta da parte degli Stati Uniti, similarmente a quello che è stato fatto col Canada, di avere un accordo di scambio commerciale in cui delle regole vengano, diciamo, ad essere accettate da ambo le parti, come anche, ad esempio, mi sembra il fatto che si creino degli arbitrati che stiano al di sopra delle leggi dei paesi. Sì, un inciso, hai citato Farage, un altro finto sovranista comunque, e Sì, molto vabbè. neoliberista a favore della privatizzazione selvaggia da Sì, sempre. Farage è sempre stato così. Quindi non scadiamo negli specchietti degli allodole, parlo al pubblico in generale, insomma, poco Sì, della. lui è nemico delle regole degli altri, nel senso che ne vuol dare di sue, feroci e tremende all'interno del proprio paese e condanna quelle che si sono date gli altri, insomma. Sì, Non è è in caso che. che vada male, ha detto che va a vivere comunque all'estero, in Germania. No, Quindi, grande andrà patriota. anche lui in Canada, va di moda in Inghilterra recentemente. È vero, sì. Qualche reale, sì, ma Sì, tanto esatto. Reale, è sì, per modo di dire. sempre un giardino di casa, ecco, un Esatto, po'. esatto. Va bene, quindi entro il prossimo mese sapremo anche quello. Le primarie USA, Leni. Oceano, Sì, facciamo. facciamo un balzo al di là, no? Saltiamo, la rotazione della Terra ci aiuta e riatterriamo negli Stati Uniti. Allora, stanno andando avanti le primarie. Sì. Beh, abbiamo visto intanto un'ascesa di Bernie Sanders, abbiamo visto Stefano, però abbiamo visto anche comparire dal nulla dei personaggi Ma che nessuno ferma un conosce. attimo, non è stata tanto un'ascesa di Bernie Sanders, è stata una debacle della Warren e dell'altro Di Biden. di Biden, esatto. Mi sembra più una cosa loro che. Secondo me è un misto perché da un po' di tempo osservo e dico agli amici: dopo che Sanders ha sofferto dell'attacco di cuore, che sembrava dato per spacciato, ha avuto un momento in cui si era ingalluzzito. Io dicevo ai miei amici: ma mi sembra ringiovanito. Gli avranno dato qualche medicina giusta. Ma nel frattempo è successo qualcos'altro. Beh.
C'è una linea rossa che congiunge la Gran Bretagna, l'opposizione, ecco, più che altro britannica, a Bernie Sanders negli Stati Uniti. E questa è stata un'osservazione che hanno fatto in molti, no? Un parallelo fra il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn in Gran Bretagna e Bernie Sanders in Sì, America. è vero. Per quanto ci siano delle differenze, però forse la cosa che più hanno in comune sono le critiche, le accuse, perché come abbiamo ben detto, insomma, più volte, no? In queste puntate, il partito di laburista di Jeremy Corbyn, ma anche la persona stessa di Jeremy Corbyn, è stata accusata, sappiamo di che cosa? Sì, di antisemitismo. Ovviamente. Ora, non andiamo di nuovo nei dettagli di quella campagna No, lì, però la cosa è che questa accusa, lo stesso tipo di campagna, è balzata negli Stati Uniti, certo, direttamente cavallo che verso vince non si Bernie. cambia e... Con una differenza, che Bernie Sanders stesso è ebreo. Quindi, ma ovviamente ormai. Ma guarda, questo non lo sapevo. Purtroppo, però abbiamo fatto un po' il callo a questa cosa qua negli ultimi mesi, che abbiamo questi paradossi, no, di ebrei che vengono tacciati di antisemitismo. E perché? Perché criticano, osano criticare il governo di Israele. Ora, c'è una dichiarazione proprio di oggi che ho preso è stata pubblicata da Haaretz, un quotidiano progressista israeliano, Sì. E la vorrei mettere a paragone con quella che è la posizione di Sanders fino a un anno fa, diciamo. In questa dichiarazione che lui ha fatto ieri agli schermi durante un dibattito televisivo con gli altri candidati, lui ha esplicitamente detto che è ora di fare una distinzione, che appoggiare la popolazione, i cittadini di Israele, non significa appoggiare il governo di destra razzista di Israele. Quindi una posizione molto ancora più critica in linea con le ultime sue posizioni. Va ricordato che però lui era molto più cauto fino a appunto un anno fa o ancora in precedenza, era molto più cauto, era cauto sull'Israele-Palestina, era cauto sulla Siria, eccetera. Però in particolare sulla questione di Israele è diventato sempre più, più alla Sai che è scoperta. possibile che sia stata esaminata la condotta di Jeremy Corbyn di fronte a queste accuse e abbiano scelto una linea differente. E cioè, laddove Jeremy Corbyn cercava di appianare la cosa, cioè di spiegare che lui non era critico contro Israele o altro, invece Sanders sembra invece calcare proprio la mano sul fatto che, sulle critiche e giustificare le critiche che sta portando alle politiche sciagurate, criminali, sotto certi aspetti dello Stato di Israele. Ha però anche detto che è vero quello che dici tu, infatti molti gli rimproverano Corbyn, io stesso critico Corbyn, il fatto di non essere stato più deciso nel contestare queste critiche, Sì. però sul manifesto laburista era scritto nero su bianco il riconoscimento della Palestina come Stato, qualora i laburisti andassero al governo, e uno stop ai rifornimenti di armi a stati come Israele e Arabia Saudita. Pochi giorni dopo, credo, se ricordo bene la cronologia, pochi giorni dopo la pubblicazione del manifesto laburista è uscita la lettera del rabbino capo di Londra, dicendo che appunto Jeremy Corbyn non era adatto a fare il primo ministro. Ricordiamo che il rabbino capo di Londra, assieme al resto si chiama Board of Deputies, la commissione, diciamo una delle commissioni delle istituzioni ebraiche e britanniche, è completamente allineata col governo conservatore, quindi cioè schierata politicamente, quindi non è una dichiarazione neutra, No, no? no, infatti. Ecco, poi ne abbiamo ampiamente parlato comunque in precedenza. Sì. Ritornando a Bernie, qui abbiamo, vi rimando all'inchiesta di Intercept di Glenn Greenwald, sugli attacchi che si prepara a fare l'AIPAC, che è la lobby israeliana più grande, insomma, negli Stati Uniti, israeliana e sionista, non è la stessa cosa.
che si prepara appunto a sferrare un grande attacco verso Sanders attraverso mezzi pubblicitari, manipolazioni, eccetera, in vista delle prossime primarie. In più abbiamo anche le famose application, le app, no? Che Sì. sono un'app in particolare famosa che è stata adottata dal Partito Nell'Iowa? Democratico. Nell'Iowa è stato un fallimento, un fiasco tecnologico. Ho letto infatti. Vedremo chi c'è dietro. Intanto ricordiamo il sabato, no? C'è il prossimo appuntamento in Nevada, se non sbaglio, e ricordiamo anche che le primarie negli Stati Uniti sono molto diverse che, per esempio, dalle primarie in Italia, dove si vota una volta tramite anche i gazebi in tutta Italia. Negli Stati Uniti è molto più complesso, si procede a stati, Sì, e sono. ogni stato tra l'altro ha anche le sue regole, si va dalle elezioni tradizionali ai caucus di alcuni paesi e via dicendo. Sì, il prossimo appuntamento è il Nevada e poi abbiamo il Super Tuesday, che viene chiamato Super Tuesday, il 3 di marzo, data particolare, poi diremo perché, in cui ci sono ben 15 stati che votano, fra cui la California, Texas e, se non sbaglio, Che Colorado. portano tantissimi voti. Ricordiamo che era stato uno dei nelle elezioni primarie scorse, quando Sanders era contrapposto alla Hillary Clinton, la California è stato portato come uno tra gli ultimi stati, ad esempio, perché sarebbe rimasto in bilico. E riuscì a neutralizzare il voto della California, la Hillary Clinton, giocando molto sporco. Perché rese noto che tutti i grandi elettori democratici avrebbero votato per lei e non per Sanders, e pertanto anche il voto della California sarebbe stato inutile se dato a Sanders, perché sarebbe stato ininfluente rispetto all'esito poi del congresso, che avrebbe stabilito invece lei come candidata per la presidenza. Sappiamo Ma poi com'è finita. in questo caso non abbiamo solo questo, campagne così, cioè, diffamatorie, abbiamo anche delle vere e proprie tecnologie, e abbiamo questa app, no? Perché è stato un fallimento? Detto un fiasco, ci sarebbe da discutere, però intanto diciamo di chi l'ha lanciata. Questa app è stata creata dalla Shadow Inc., che è una compagnia tecnologica lanciata a sua volta da Acronym. Ricordiamo sempre, no, per chi ci ha seguito nelle puntate precedenti, che a questa gente piace creare una costellazione di variegata di compagnie, perché così uno si perde, non capisce qual è l'uno, l'altro. Per parlare un po' di russofobia ce la metto dentro anche. Sembrano un po' delle matrioske, no? Vero, ecco, sì, è giusto, è giusta metafora. Sono infatti delle matrioske, l'una le ingloba l'altra, poi Sì. però collegata anche con altre, con altri soggetti. Si parla di progetti, nel caso dell'Acronym, questi sono dati che vengono da Max Blumenthal del The Grayson Project, da 75 milioni di dollari. Ora, per creare robe di questo genere, è chiaro che non basta una campagna di raccolta di donazioni da parte della gente, ci vuole chi sponsorizzi. Chi c'è dietro? Questa Acronym, infatti, è fondata da tale Reid Hoffman, che è un miliardario della Silicon Valley, uno che ha finanziato diversi programmi di manipolazione sui social nel passato, ma ricordiamo anche la creazione di finti bot russi, per esempio, che incoraggiassero i politici non graditi per far vedere che avevano sostegno del Cremlino, no? Per dire queste cose che esistono nel tempo. Ecco, tutte queste cose. Quei famosi adolescenti del kosovari o macedoni, che cavolo erano, sì, che facevano le pagine contro Hillary Clinton. Sì, per poi dire che sono pedine del Cremlino. Sì. E Ecco, e questo è uno dei invece erano principali. americani. Questo è uno dei principali finanziatori. Poi abbiamo chi abbiamo come operativi? Troviamo tale Tara McGowan, sono sempre gli stessi, eh? Tara McGowan, che era un'ex collaboratrice di Obama, era nel team Obama come giornalista. Anche lei ha un'ottima reputazione nella Silicon Valley, ha un ottimo PR ed è moglie di uno dei più influenti consiglieri di Buttigieg, che è il candidato fuori dal nulla che Sì, Pete Buttigieg. che venne detto subito all'inizio, sono andati a dormire gli americani con l'idea che avesse vinto questo Non budget. si riesce anche a pronunciare, quindi la No, scelta. infatti non ci ha neanche provato, comunque l'ho detto giusto, avete sentito, che avesse vinto lui.
invece aveva vinto Sanders. Sembra che stiano ancora riconteggiando perché Stai Sanders ha scherzando? chiesto, ha fatto una specie di appello, diciamo, no? Sì. Si chiama appeal, no? Sì, Ricorso. ricorso. È un appello, giusto? Ma non ce n'è solo questo, io so anche dai media alternativi che il team di Sanders è stato molto intelligente perché senza dire nulla in giro ha creato una propria app per tracciare i voti. Un'app in parallelo, e qui sono stati molto abili a qualcosa che anche i Labour e altri partiti di opposizione in giro dovrebbero fare, cioè senza affidarsi esclusivamente a questa app che è stata creata come si dice, da DNC, giusto? Dal Comitato Centrale dei Democratici, quindi i soliti Clinton, i soliti questi finanziatori che stiamo dicendo, che non ho finito di elencare, ha creato in parallelo un'app creata dagli attivisti. Cioè, basta trovarsi una manciata di ragazzi, di nerd, Esperti, sì. ecco. E questo, secondo me, è una delle cose che hanno preso in contropiede quest'altro, perché ovviamente ti trovi di fronte a una contronarrazione, devi mettere in piedi qualcosa, e in più probabilmente c'è stato qualche hackeraggio, non dico hackeraggio, ma insomma, hanno provato a raffazzonare su qualcosa, il sistema è andato in tilt e lo scandalo è esploso. Fatto sta che ci troviamo poi comunque con delle domande insomma, che sono state evase. Quindi c'è il miliardario della Silicon Valley, la PR legata all'altro candidato che era nel team di Obama e via dicendo. Sì. E poi abbiamo, cerco di essere veloce, Dimitri Melon che lavora per i servizi tecnologici della campagna sempre di Buttigieg. Questo è uno che è presentissimo nella vita politica americana, nella privatizzazione di servizi sanitari, di scuole, scusami, e di prigioni, un altro grande business che Scandalo. sarebbe da dedicare un'altra puntata. Però poi abbiamo, da acronym, non abbiamo finito, tu dici le matrioske, abbiamo Pacronym, qualcosa che scavalca acronym, un super progetto da altri 7,7 milioni di dollari in più, che è stato finanziato da tale Seth Klarman. Chi è costui? Come si chiama? Lo dico in italiano, Seth Klarman. Klarman, ok. È il padrone del Times of Israel, insomma, torniamo sempre, no? Padrone del Times of Israel, finanziatori delle lobby israeliane, di gruppi di coloni nei territori palestinesi occupati, e Non è anche, un'ingerenza di qualche tipo? ma no, Se cioè, fosse siamo stato solo russo, se questo fino personaggio fosse stato russo, cosa avrebbero scritto? a un certo punto. La fine del mondo, ma siccome non è russo, insomma, la politica si fa così, no? E aspetta, perché questo qui non è il suo, ha finanziato, anche finanzia, il CIA Memorial Foundation, assieme a un altro bel tipino che è l'ex capo della CIA, George Tenet. Quindi, insomma, è sempre la solita famigliola felice. Più troviamo anche tale Donald Sussman. Un altro Donald che ha dato un altro, già che c'era, ha allungato un altro milione di dollari a questo super PAC. Tutte cose che trovate sul The Gray Zone, se volete andare a ricontrollare, fare un double check. Questo è un ex finanziatore, uno dei principali finanziatori della campagna della Clinton del 2016, quindi siamo sempre nel solito network, no? E abbiamo in più, dato che siamo in vena di neofemminismi, no? Di queste cose che piacciono tanto politically correctness. Andiamo alle dichiarazioni della figlia che è andata su uno dei principali canali televisivi americani dicendo che chi decide di votare Sanders invece di qualche candidata donna dimostra di essere sessista solo per il fatto di votare Sanders. Tutte queste cose che E lei ovviamente. dicendo questo faceva una distinzione in base al sesso delle persone. Beh, questo è il femminismo di facciata a cui purtroppo siamo abituati, che spazza via anni di conquiste poi del femminismo vero, no? E purtroppo poi crea altre divisioni, altre divide si impera, però non entriamo troppo. Comunque questo rientra nella propaganda che era anche durante la campagna della Clinton, no?
Ora, questo Altro Buttigieg che. che abbiamo nominato sta cercando di distinguersi sempre di più come il candidato pro-Israele, chiaramente. Quando è iniziato timidamente non voleva sbilanciarsi troppo, adesso invece viene fuori esplicitamente, non solo dal punto di vista economico, è quello, diciamo, a cosa serve un'operazione alla Buttigieg? È chiaro che questo qui ha poche speranze, parliamo anche brevemente degli altri, di arrivare alla fine, dato che soprattutto il cognome è una scelta Eh veramente no, appunto. infatti, tra l'altro vedremo come esce dal Tuesday, come si chiama? Super Super Tuesday. Tuesday, vediamo come ne esce perché votando in 15 stati diversi. Sì, ma è il fine ultimo, Stefano, quello che deve essere chiaro anche che ci ascolta. Non è battere Donald Trump, come dicono loro. Il fine ultimo per loro è che Bernie Sanders non vada al potere. Questo deve essere chiaro perché loro, come osserva anche Blumenthal, se non ce la fanno con Buttigieg, reinsisteranno con Joe Biden. Se non va bene con Biden, reinsisteranno con Bloomberg, che abbiamo visto rientrare di Bloomberg, scorso. infatti, tra l'altro, non è ancora entrato nella. Sì, è rientrato, ma finendo la frase, se non ce la faranno neanche con Bloomberg, a quel punto saranno costretti a sostenere Donald Trump. E io sono della stessa opinione. Pur di fare in modo che un socialista o uno soprattutto contro Israele vada È al fuori potere dal del clan loro Clinton Obama lui. partito, meglio che Donald Trump diventi presidente. Questo è il loro obiettivo a lungo termine. In questo senso loro tendono a fare dispersione dei voti, perché questo Buttigieg soprattutto mira a prendere quei voti dei centristi, okay? Quella fetta di classe media, medio-alta americana, Radical chic. che vede, o radical chic anche, che vede una minaccia in Sanders, nel senso che, come le chiamano, no? Le politiche troppo estremiste, perché quando sono socialisti o comunque politiche per la gente li chiamano estremisti, mentre loro che sono ultra neoliberisti e foraggiano le guerre in giro per Sono i il mondo, moderati. esatto, è una retorica che siamo abituati, insomma. Sì, siamo abituati. Bloomberg è rientrato, si è sottratto nelle primi due appuntamenti delle primarie, ma è rientrato, mi sembra anche qui una carta disperata. Non solo è rientrato, pare che abbia annunciato come suo vice, sai chi? A proposito Non lo so. di femminismi, dai, dai. No, non lo so, ti giuro. Dimmelo, ti prego. Hillary Clinton. No. Quindi avremmo. Rientra dalla finestra. Niente dalla finestra, poi ha cercato di ritrattare, di dire: ma no, ma veramente non l'ho detto, l'ha de Si detto. scava la fossa comunque, è odiata. Certo, ma basta vedere le fotografie di due insieme, uno si fa il segno della croce. Comunque, il personaggio di Bloomberg è interessante comunque anche studiare il profilo. Io ho pubblicato qualcosa sul progetto Andromeda, ho fatto un riassunto anche, andatevi a vedere il suo profilo. Lui è uno che ha appoggiato la guerra in Iraq, ha sostenuto addirittura George W. Bush come presidente, è uno che è entrato e uscito dal partito e si è spostato dal Partito Democratico al Partito Repubblicano. Seconda delle sue convenienze. Certo, perché col Partito Repubblicano è diventato sindaco di New York, lì ha fatto tre mandati. Poi è uscito, è diventato indipendente. Sì, lui era diventato sindaco, è vero, era diventato sindaco al posto di quel sindaco famoso italoamericano che adesso è l'avvocato di Trump. Giuliano. Giuliani, Rudolph Giuliani, esatto. Quando è venuto via e poi è ritornato democratico, e sempre dopo un anno, stesso schema, si è candidato presidente. Quindi Sì, sono è più sempre. ricco di Trump, tra l'altro, Bloomberg, ricordiamolo. Poi ricordiamo che comunque non è una cosa inusuale, anche Trump è stato un democratico per tanti anni, Sì, ricordiamo. ricordiamo le foto con i Clinton e via dicendo. Lui è venuto via dal Partito Democratico quando è diventato presidente Obama. Ed è diventato repubblicano, però questo va a consolidare l'idea che comunque sia negli Stati Uniti come in Gran Bretagna il bipolarismo e il bipartitismo è di facciata in realtà, cioè c'è un grande core che è un grande nucleo centrale che mette insieme pupazzi sia dall'una che dall'altra parte,
ogni tanto fa finta di farsi la guerra su alcune cose, poi singole questioni la pensano veramente in maniera diversa, però in sostanza fanno parte dello stesso Sì, mega. ma l'abbiamo visto che anche con Trump le politiche estere degli Stati Uniti, ad esempio, non sono cambiate poi più di tanto, perché nonostante tanti proclami che aveva fatto, è rimasto in Siria, prosegue nella destabilizzazione dei paesi, insomma, non sono iniziati magari nuovi conflitti, ma quelli che ci sono stati tenuti vivi. Su questo sai che io la penso in maniera variegata, però bisognerebbe fare una puntata a parte. Sì. Però comunque lì la scena chiave recente è stata l'entrata in scena di Juan Guaidó alla State of the Union. Ah, Lì è stato veramente palese. Nancy Pelosi, speaker democratica. democratica, aveva appena stracciato il discorso di Trump, ma quando è entrato Guaidó, tutti ad applaudire, tutti insieme appassionatamente. Quindi questo sta ad indicare che quello è il vero partito, il vero deep state, anzi, cioè il vero partito che obbedisce al deep state, perché il deep state sta in realtà nel back office a tessere le fila, e quindi lì è stata una chiara dimostrazione. Ma insomma, qui vedremo la prossima tappa, quindi sarà il 3 marzo, Super Tuesday, e poi la convention finale tra il 13 e il 16 luglio, in cui si capirà chi è il candidato, e a pochi giorni di distanza c'è quello repubblicano, ma ormai Trump. 3 marzo è subito dopo le elezioni in Israele. Esattamente, sì, è una fatale coincidenza questa qui. Fatale. Speriamo. È veramente una coincidenza sorprendente. Vedremo, Israele è alla sua terza elezione. Ricordiamoci che essendo il 2 marzo vedremo sicuramente qualche altro attacco e la tensione salire di nuovo con la Siria, probabilmente il Libano si teme. Molto probabilmente. Questo è l'ultimo punto che tocchiamo insieme prima di chiudere. Abbiamo parlato di Bruxelles, abbiamo parlato appunto di Israele in varie questioni. Beh, abbiamo visto che ultimamente, nell'ultimo attacco proprio ai danni di Damasco, non in Siria, è che con tutta probabilità è israeliano, perché abbiamo visto insomma nel tempo lo stesso schema di attacco, però Tra l'altro ricordo che ha riaperto l'aeroporto di Aleppo, Ha sì, riaperto la un sì. evento veramente commovente dal 2012 che era chiuso con la liberazione completa della zona di Aleppo, ha potuto riaprire perché la rotta è di nuovo sicura, i terroristi adesso sono lontani e quindi ha riaperto lo scalo. Ma c'è una cosa, beh, siamo stati purtroppo abituati a questi continui attacchi da parte di Israele, soprattutto che partono in genere dalle alture occupate del Golan, Sì, esatto. attraverso i cieli libanesi e in Siria. E l'abbiamo visto, ci sono degli schemi ricorrenti, cioè Israele attacca, non dice niente, questa è la sua politica, che viene confermata anche dai giornali israeliani, non dice, non commenta, non smentisce né ammette l'attacco. Sì, sempre, esatto. E di solito c'è un dispaccio dall'Osservatorio per i diritti umani in Siria, cioè che è una casa a Coventry, che sappiamo, cioè è una persona che da Coventry sa che cosa succede in Siria. Sì, ha i contatti e via dicendo. Sì, che vi parla dei morti, quanti Sì, in sono. base a quello che gli dicono, però nel senso che se i contatti sono Al-Qaeda. Poi cosa succede? Che una settimana dopo, poi di solito, quando tutti ormai si sono dimenticati, sono passati oltre, l'IDF le ammette, ma siamo stati noi. Sì, Nessun mistero. passa sempre Però del tempo. stavolta c'è un elemento nuovo, molto strano. Il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, che è in carica da credo 24 anni, dobbiamo fare due conti, dal 96 mi sembra che è andato su È la parecchio, sì, forza. molto veramente. Ha detto per la prima volta, ha detto che forse si è trattato delle forze aeree del Belgio. Una cosa che mi ha fatto alzare le sopra. Il Belgio, ma che cavolo c'entra il Belgio? Sì, è stata una cosa molto inusuale, l'ha detto forse in tono scherzoso, ma non si sa fino a quanto. Non si sa fino a quanto, ma io ho confrontato diversi giornali. Oh, premetto, non è stato il Belgio di sicuro, Ma chissà perché l'ha detto. Beh, infatti. un'altra cosa interessante da notare è come è stata presentata dai quotidiani. Io ho confrontato diversi quotidiani, dal progressista Haaretz al Times of Sì. Israel al Jerusalem Post. Poi tu sai che io
controllo tutta la gamma, no, Sì, di ma anch'io vado a prodotti. leggerli spesso. E anche poi è interessante, ha un tratto divertente Sì. anche, e saltano fuori delle cose che altrimenti non si sanno. Come viene trattata? Cioè, viene detto solo nel titolo, come The Times of Israel, credo l'abbia accennato solo nel titolo, poi, però non viene detto nell'articolo, oppure viene, anche se è detto nell'articolo, viene solo accennato, vengono riportate le parole di Netanyahu, però non viene detto nulla a riguardo. No, il giornalista che scrivo, la giornalista non si pone alcune domande, non fa riferimento a nulla, viene solo buttato lì. Ora, io qualche domanda me la sono posta, invece sono andata a vedere, insomma, la situazione del Belgio. A tutt'oggi non abbiamo, che io sappia, non abbiamo nessuna reazione da parte di Bruxelles, altra cosa molto strana. La cosa che vi posso dire, dopo un rapido controllo, è che il Belgio, guarda caso, presiede il Consiglio di sicurezza dell'ONU al momento. Quindi, siccome quando questi personaggi buttano le dichiarazioni alla stampa, insomma, in bocca alla stampa, non lo fanno mai a caso, c'è sempre una motivazione sotto, il tutto lascia pensare, e qui ci abbandoniamo alle speculazioni, che si possa essere un messaggio nella bottiglia. Consiglio di sicurezza dell'ONU, sappiamo che l'ONU poi emette, no? Emette delle regolamentazioni, eccetera, che ogni volta poi Israele non obbedisce perché fa quello che vuole, però insomma è una cosa un po' strana, ecco, questo dà da pensare alla coincidenza. In più anche il Ministero degli Esteri belga ha anche dichiarato di voler far rimpatriare i figli dei jihadisti in Siria di nazionalità belga, cosa che probabilmente per qualche ragione non piace a qualcuno, però insomma, questo per riportare quanto visto dalle dichiarazioni delle autorità del Belgio. Aspettiamo di vedere qualche reazione, perché io qualche reazione me la sarei aspettata, quantomeno per di proteste, insomma, perché Sì, sai, per quindi. dire come ti permetti di dire una cosa simile. Cioè, il silenzio può essere interpretato come o come il Belgio non vuole intromettersi nelle questioni di Israele per motivi diplomatici, o che ci sia veramente un coinvolgimento, cosa che dubito però, perché No, abbiamo visto non diversi. credo. Abbiamo visto le forze francesi, abbiamo visto ovviamente quelle britanniche in Siria, ma che io sappia, penso che tu che segui anche più a fondo le Sì, questioni militari. erano anche intervenute, c'era una presenza ad esempio alla base di Al-Tanf, di corpi, forze speciali norvegesi, ecco, Sì, però di temibili. peggio non si è mai sentito parlare, che io sappia. No, no. Lo sai tu che ti occupi poi delle forze militari in campo, figuriamoci. Quindi questo è un segnale a Bruxelles come nazione, ma anche probabilmente l'Unione Europea, che l'Unione Europea, ecco, quella è l'altra cosa, che l'Unione Europea sappiamo che ha preso una posizione, per quante insomma punti deboli abbia, però ha preso una posizione forte nei confronti di Israele per quanto riguarda i territori occupati. E quindi questo è da tenere presente. Comunque, vedremo fra poco il 2 marzo, Vedremo. come hai detto tu, fra poche settimane ci sono le elezioni, daremo qualche aggiornamento. Non credo che cambierà molto, E comunque. vediamo perché di solito Netanyahu tende a estremizzare la tensione proprio in vista del voto per cercare di accaparrarsi qualche voto. Sì, hanno già con bombardamenti, c'era anche la Siria in parallelo, ma Gaza è sempre sotto attacco comunque, anche negli ultimissimi giorni, purtroppo abbiamo visto altri bombardamenti. Teniamo però presente anche che No, Netanyahu temevo qualcosa sul Libano, io sinceramente. Temo qualcosa sul Libano, più che altro. Anche la Vediamo. Giordania, ci sono anche delle tensioni crescenti con la Giordania e anche con il suo re. Comunque, vedremo fra poche settimane e ci riaggiorneremo. D'accordo. Leni, ti ringrazio, sei stata sempre precisa e
interessante come sempre. Ci sentiamo poi a breve perché dobbiamo vedere appunto questi trattati, quindi parleremo sicuramente di quello, dei trattati commerciali e di altre novità che eventualmente dovessero uscire fuori, come ad esempio il Super Tuesday. Di cui faremo il punto per vedere appunto chi ha vinto, come ne è uscito e via dicendo. E le elezioni di Israele che sono. Esattamente, chiaramente, poi vedremo anche lì se riusciranno a uscire dall'impasse, perché è la terza volta credo che votino. Terza volta nel giro di un anno, Sì, credo. esatto. Leni, Grazie a voi. buona serata. Ciao.